Bentornati a Vera Mattina, di fianco a me c'è Tamara Cinciripini che oggi ci prepara che cosa? Una... Allora, dillo tu. Io l'ho chiamato un dessert coppa d'autunno, in realtà è una di quelle mie ricette molto veloci, molto easy, che ci aiutano nei momenti di difficoltà, diciamo così. Però coppa d'autunno, già il nome è un programma, sì, insomma, più che altro perché uso le noci, le mandorle, le nocciole. Ecco qui, allora abbiamo già la grafica e vi leggo, sì, per quattro persone. Un pacco di savoiardi, caffè quanto basta, anisetta meletti o anisetta, comunque quella che preferite, un 20 ml circa, 250 g di mascarpone, 50 g di zucchero a velo, poi io vado a mettere 150 g di noci, 150 di mandorle e 100 g circa di granella di nocciole. Inoltre del cioccolato fondente, circa 50 g, che poi vi faccio vedere, ci servirà in realtà soltanto per la decorazione. Allora, cominciamo subito. Il dessert è semplicissimo. Come prima cosa io vado a tostare. Io sono qui, se posso aiutarti in qualche modo. Ti faccio fare una cosa molto semplice. Fammi lavorare così almeno mi tengo questa, occupata. Questa qui non ce la dà, vediamo se ci... Ah, ecco, ok. Andiamo a mettere le nostre noci e mandorle. E le tostiamo leggermente. Perché? Perché così noi siamo ghiotti. Un po' più croccanti. Esatto, un po' più... ma ci andiamo ad aggiungere anche in realtà lo zucchero. Adesso ti faccio vedere, Stefi. Bene. Perché quando si tratta di ghiotto, io non mi tiro mai indietro, capito? Certo. Ecco. Quindi e fai per, bene. Per non renderle, diciamo, completamente anonime, andiamo ad aggiungere giusto un goccino d'acqua. Ok, quindi noci, mandorle. Qui ho messo noci e mandorle. E zucchero. E zucchero, sì. E un goccino d'acqua. Assolutamente. Ecco qua. Invece la granella di nocciole io la lascio così, non la vado a tostare e poi vi faccio vedere come usarla. Vado a mettere un altro pochino d'acqua. Senti, queste sono sempre tue creazioni, sì, tra virgolette, oppure... Sì, io... Tuoi esperimenti... Sono i miei esperimenti, ma più che altro... Allora, lo dico in tutta onestà, molte volte mi succede di fare delle ricette al momento, di non scriverle e di dimenticarle, perché praticamente... Beh, adesso c'è questo, che ci può, ecco, aiutare, quindi ecco, abbiamo tutte le ricette lì. Esatto. E non, allora, si Stefi, ti lascio... Ah, in custodia, mi lasci in custodia, sì, custodia, sì, guarda, la padella, mettiamo, okay, il fuoco basso, così nel frattempo le facciamo leggermente caramellare. Quando vediamo che lo zucchero diventa un pochino scuro, come si fa con il croccante, per farti capire, spegniamo il fuoco e abbiamo fatto. Nel frattempo io vado a lavorare il nostro mascarpone. Allora, io ho utilizzato classico mascarpone, vado a mettere lo zucchero a velo. Ok, andiamo piano così diamo tempo alla regia di seguirti ecco in questa qui operazione. Allora, ecco, abbiamo qui detto mascarpone. Mascarpone e zucchero a velo. Perfetto. Preferisco utilizzare lo zucchero a velo e non lo zucchero semolato in quanto, come vedete, si va a mescolare in maniera molto 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 più semplice, altrimenti con lo zucchero semolato in queste preparazioni restano i granelli, no? Brava, restano i granelli e siccome questo è un dessert che non prevede cottura, se non l'unica cottura è questa qui, quello che stiamo facendo, sì, in questo momento, quindi voglio dire meglio andare ad utilizzare lo zucchero a velo. Vado ad aggiungere un goccino di caffè, questo è caffè moka già zuccherato, Okay. Io l'ho preparato prima, l'ho lasciato... Quindi con la vostra macchinetta del caffè, sì, anche sì, quello che avanza, diciamoci la verità. Assolutamente. No? A volte resta sempre un po' del assolutamente caffè. Assolutamente. E qui vado invece a mettere dell'anisetta. Potete anche cambiare, potete usare un pochino di brandy piuttosto che la sambuca, piuttosto che del rum. Andate ad utilizzare una parte alcolica che comunque è di vostro gradimento. Io a casa mia non manca mai l'anisetta e quindi, diciamo così, me la vendo bene. Ecco qua, andate a lavorare bene.
Come procedono queste mandorline? Sembra bene, ora andiamo ad alzare poco poco. Ok, va? Quindi facciamo insomma caramellare. Bravissima. Bene. Ecco qua, abbiamo... Lavoriamo, vedete che comunque non è necessario, non è necessaria una frusta elettrica, non è necessario, questo è un dessert. Insomma, ciò di cui disponete in cucina, sì, basta sì, e avanza. Sì, sì, sì. Mi queste piace sono... lavorare con te, Tamara. Visto, Steffi? Sì. Queste sono le classiche ricette che io dico sempre, dell'ultimo minuto, ti sì. arriva il, l'ospite oppure vi ritrovate a dire, ah dai, perché non vieni a casa, ci mangiamo una pizza e stiamo a posto. Come va? Va bene, abbiamo quasi fatto, va? Sì, direi che si è quasi ritirato tutto, sì, sì. quindi ci okay. siamo quasi. Il nostro, la nostra crema mousse al mascarpone, chiamiamola come volete, è pronta. Mm-hmm. Qui Steffi ci siamo quasi, un altro minutino sì. e possiamo spegnere. Oh, ecco, vedi, belle caramellate. Allora, io ho scelto oggi, in realtà, dei vasetti simpaticissimi. Allora, questi vasetti qua vi aiutano tantissimo perché potete creare già delle monoporzioni, che non è il classico bicchiere. E conservarli. Esatto. Io direi che possiamo okay. spegnere. Sì. Ok. Lasciala pure lì, poi le utilizziamo dopo. Allora, andiamo ad utilizzare, dicevo, questi vasetti che sono molto molto simpatici, vi fanno fare anche bella figura. Voi li andate a farcire, poi dopo li potete tranquillamente chiudere in questa maniera oppure li lasciate aperti come preferite, li riponete in frigo e al momento in cui avete necessità li potete utilizzare. Fantastici. Quindi diciamo che sono dei, delle ormai soluzioni. Ormai sono di largo uso, insomma, anche sì. nei ristoranti li vediamo spesso, sì, sì, no? Sì, assolutamente. Allora, il caffè di cui ho parlato prima, mm-hmm. in realtà ci serve anche per la bagna al caffè, ossia per bagnare il nostro savoiardo. Bravissima, bravissima. Eccolo qui, no? Come ho visto il caffè, la mia mente. Brava. Io vado a mettere anche qui un goccino di liquore, okay. che male non ci sta. Poi, se preferite una bagna un attimino più leggera, cosa che adesso andiamo a fare, io lo diluisco anche con dell'acqua. Ah. Il caffè è già zuccherato, quindi per quanto riguarda il, diciamo così, il grado di dolcezza del caffè, regolatevi Oddio. Voi in Come quanto... Ah, si sono Tamara. Appiccicate, sì, non fa aiuto. Niente. No, non succede niente. Adesso le scrostiamo e le andiamo ad utilizzare, tranquilla. Okay. Va benissimo così. Sì, 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 anzi meglio che così ci dà quella parte croccante. Perfetto. Lasciale pure così. Ok. Allora, il dicevo, il caffè io vado ad aggiungere un pochino di acqua per renderlo un po' meno forte. Sì, un po' meno perché, forte. Insomma, dopo un po' meno forte. Si rischia di Andiamo a riempire la nostra amata sacca poche che Stefania ama tantissimo. Molto, soprattutto la tua di stoffa. Ma l'hai mai trovata poi? No. Ecco. No, diciamo la verità, cioè, che non l'ho cercata. Non l'hai cercata. Ecco. Ecco. Bisogna allora rimediare Però, subito. Però guarda, potrei cambiare anch'io vita, eh. Oggi abbiamo parlato di quanti sì, cambiano vita e quindi ascoltavo, potrei ascoltavo. Veramente dedicarmi alla cucina perché ho una passione, devo cioè, dire, per la cucina ho una passione, cucinavo molto ecco, quando ero poi più che è successo? Giovincella, poi tra lo studio, il lavoro e tutto il resto abbiamo fatto altro, però sì. vedi anche io che inizialmente... per cucinare comunque dai ci vuole anche un po' il tempo giusto, sì. devi essere un po' rilassato però affinché Steffi... sia un piacere. Altrimenti diventa uno assolutamente stress, no? Però ti posso dire una cosa, Steffi, che comunque quando prendi dimestichezza con i fornelli in realtà anche la cosa veloce ti viene facile sì. sì, perché magari tu apri il frigo e dici oddio ma che c'ho una mozzarella e riesci a fare anche con quel poco certo. Allora noi prendiamo i nostri biscottini e andiamo a bagnare leggermente, non troppo perché ovviamente. Poi li hai spezzati, no? Per sì, sì, per praticità, per mettere poi sul vasetto. Non so se riescono a inquadrarmi, così riescono magari a vedere anche da casa. Ecco qui, bene. Allora, io ho spezzato il savoiardo, non bagnatelo troppo perché altrimenti vi lascia tutto il succo sul fondo. Sì. Vado a prendere, deve scusami, essere appena Steffi. Bagnato. Sì, okay. appena bagnato.
e lo mettete sul fondo. Adesso andiamo a mettere la nostra crema. È una sorta di tiramisù? Sì, però dai, in questo momento noi non andiamo a mettere l'uovo. Ah, esatto. Cosa importante. Quindi fate uno strato, andiamo a mettere la nostra, le nostre mandorline zuccherate, che io adesso ne assaggio una. Buonissima sta. Sono buone? Sì, vai vai. Non ti assaggio anch'io. Vai, non ti scottare. Vediamo. Ok? Le mettiamo lì. Andiamo a fare un altro strato. Wow. Le noci sono superlative. Così. Andiamo ad ultimare con le nostre noci e mandorle. La nostra granella. Ecco qui. E poi, siccome, come ho detto prima, siamo estremamente ghiotti, ci grattiamo il nostro cioccolato. Io ho preso un classico pela patate. Come vedete, ci fa i nostri ricetti. Oh, fantastico. Ecco qua. Questo è cioccolato fondente? Sì, rigorosamente. Rigorosamente fondente. Che amo tantissimo. Da piccola lo odiavo, poi crescendo ho imparato che in realtà il cioccolato buono molto era questo. Più buono. Anch'io. Sì. Ho raggiunto questa consapevolezza. Assolutamente. Ecco qui. Come vedete, la nostra coppetta è pronta, noi la possiamo chiudere e mantenere in frigo. Adesso ne prepariamo un'altra, questa la lasciamo aperta qui, così esatto, magari i nostri amici continuano a vederla. Anzi, riepiloghiamo un po' il procedimento, sì, il caffè, cosa hai messo. Assolutamente. Dentro, le mandorle. Assolutamente, allora io ho preso delle mandorle già pelate e delle noci, scusate, e le ho fatte leggermente tostare con dello zucchero semolato e un goccino d'acqua. Nel frattempo avevo già preparato il caffè, perché comunque si deve lasciare raffreddare. Quindi ho fatto del caffè comune con della moca, semplicissimo. L'ho zuccherato a mio piacimento. Ho aggiunto poco di anisetta e ho aggiunto anche un pochino di acqua per renderlo un attimino più meno forte, sì, diciamo così. Poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo mescolato il nostro mascarpone, la nostra crema di mascarpone, con dello zucchero a velo, che come vi ho detto prima, per queste preparazioni a freddo è decisamente migliore rispetto allo zucchero semolato, perché non vi lascia quella sensazione di granelli in bocca. Ho aggiunto poco di caffè e anche qui un pochino di anisetta. Adesso vi facciamo vedere nuovamente come preparare questo dessert super super caffè, facile. Caffè, acqua e un po' di anisetta. Sì, okay. Bagniamo leggermente. Seguiamo la nostra Tamara. Il nostro biscottino. Ecco qui. Questa ricetta qui io l'ho resa monoporzione, ma in realtà nulla toglie che la possiamo fare in teglia. Certo. Magari lo preparate in una pirofila bella capiente, la fate riposare, una volta preparato lo fate riposare in frigo e al momento in cui avete gli ospiti va servito freddo comunque. Sì, sì, questo, sì, sì, sì. Allora, freddo. Di differenza, come giustamente hai detto tu Steffi, del sembra un tiramisù, però non lo è. Non lo è, non lo è, perché in realtà non ci sono le uova, cosa che io in realtà a crudo non metto mai. Cioè io quando faccio il tiramisù solitamente faccio sempre l'uovo pastorizzato, cioè mentre frullo c'è un procedimento che in realtà andrebbe fatto da tutti, e cioè pastorizzare le uova in maniera tale da renderle sicure. La pastorizzazione dell'uovo magari un giorno la possiamo anche fare in diretta, l'unica cosa è che è un procedimento un pochino lungo. Ma perché lungo. Questa scelta? Perché va ad eliminare i batteri possibili nelle uova. Allora, mangiare l'uovo crudo
anche se controllato, freschissimo, quello però che vogliamo. Indicato, insomma, però non è sempre uovo crudo. Ecco, sì. Preferisci che sì, o ci fate siamo. Il vostro tiramisù con le uova e lo abbattete o lo congelate almeno quelle 72 ore in maniera tale da uccidere, diciamo così, ogni parassita, ogni batterio. Oppure bisognerebbe pastorizzare le uova. Siccome a me piace tantissimo il tiramisù, farlo e mangiarlo, quindi senza congelarlo, mi faccio questo procedimento qua. Quindi abbiamo detto, abbiamo messo la nostra crema, andiamo a mettere le nostre noci, okay, e mandorle, poi andiamo a mettere un altro po' di crema, qui ce ne abbiamo ancora. Oppela, scusate un attimo, vado a riempire la sacca a foce. Mascarpone lo troviamo, beh, insomma, tranquillamente. Assolutamente. Ah, Stefi, comunque se magari per chi volesse renderlo un pochino più light e non vuole utilizzare il mascarpone, che sappiamo benissimo è un formaggio alquanto grasso, possiamo benissimo utilizzare della robiola oppure della ricotta. Adesso in commercio ci sono tantissime ricotte che in realtà somigliano molto al mascarpone, sì, cioè che sono veramente fatte in modo da essere utilizzate proprio per queste preparazioni, quindi non avrete difficoltà assolutamente a trovarle. Ecco qui. E quindi in quel caso andate di ricotta. Gustiamo un dolce. Esatto. Light. Esatto. Continuiamo con le nostre mandorle e noci. Poi avremo bisogno della granella. Sì. Vedi, dai Stefi, questo lo puoi fare tranquillamente anche sì, tu. Sì, sì, sì. Non è che abbiamo imparato solo la carbonara di carciofi. Ma quando la rifacciamo quella? Quella la rifacciamo, Adesso quando è periodo di carciofi. Dobbiamo rifarla. Esatto. Tra un po', insomma, dobbiamo pensare ad una ricetta per il Natale. Eh sì, hai ragione, dobbiamo Stefi. Dobbiamo cercare di magari, dare qualche consiglio. Magari non il Pandoro panettone, che siamo bene tre beh, giorni qua in diretta. No, 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 però qualche dolcetto sì. Tipico, no? Come no? Sì, sì. O anche qualche primo o secondo piatto. Hai ragione, tipici Stefi. Tipici del Natale. Io nelle ultime settimane, diciamo così, è stato il tempo un pochino. Nel frattempo vi mostriamo di nuovo gli ingredienti, così potete prendere nota qualora vi foste sintonizzati solo in questo momento. Allora, io Tamara mi sposto per le anticipazioni. Va benissimo, e ti seguo dallo studio. Va benissimo. Allora, ripetiamo insieme, vi rileggo insieme a voi gli ingredienti. Io l'ho chiamata coppa d'autunno appunto per le mandorle e per le noci che ho messo all'interno. Vi occorrerà un pacco di savoiardi, del caffè moka quanto basta, dell'anisetta circa 20 ml, 250 g di mascarpone, 50 g di zucchero a velo, 150 g di noci, 150 di mandorle, 100 g circa di granelle di nocciole, 50 g circa di cioccolato fondente. Allora, che cosa abbiamo fatto? Steph, io intanto ripeto. Sì, assolutamente. Ripeto il procedimento. Come prima cosa io ho caramellato, tostato leggermente le mandorle. Oggi ho un abbassamento di voce. Abbiamo parlato troppo con la presentazione del libro. Comunque, vero. Facilissimo il procedimento, sì, no? Se con vuoi le mandorle e con le noci. Poi ho fatto le basi con del savoiardo leggermente bagnato con della bagna al caffè, anisetta e acqua, e abbiamo messo la nostra crema al mascarpone. Crema al mascarpone che è stata lavorata con dello zucchero a velo e anche qui con del caffè e dell'anisetta. Semplicissimo. Allora, guardiamo queste tue simpatiche e gustose creazioni. Ecco qui. Questa è la coppa d'autunno preparata da Tamara Cinciripini, food blogger e scrittrice. Ciao Tamara, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Invece ora passiamo alle anticipazioni dei notiziari che andranno in onda tra poco dopo questa trasmissione sulla nostra rete. Parto dalle Marche. Castelli positivo, l'assessore regionale, niente consiglio, giunta in isolamento, annullato il tour della Casellati. Focolaio all'ospedale di Macerata, 8 positivi tra pazienti e sanitari. Ad Ascoli Piceno
chiuso per Covid il blocco operatorio di chirurgia. Si passa anche all'inchiesta Novax, indagato un fanese, si tratta di un inserviente di 55 anni, l'uomo avrebbe fomentato violenza nelle chat, sono scattate perquisizioni da parte degli agenti nella sua abitazione. Le ricette regionali diventano farciture e pizze di marca, ha presentato il progetto, l'obiettivo è promuovere le tipicità marchigiane abbinandole al piatto più popolare. E poi lo sport marchigiano, l'Ascoli risparmia 1 milione. In Monte Ingaggi, i bianconeri 14esimi nella classifica stilata dalla Gazzetta dello Sport. Samb, dirigenti in silenzio dopo la sconfitta di Vasto, ma ormai le pecche rossoblu sono palesi. Per il TG Abruzzo, parte dell'Abruzzo flagellata dal maltempo, in provincia di Teramo smottamenti e allagamenti hanno causato disagi al traffico e alla viabilità. Torna la preoccupazione per l'erosione sulla costa. Un colpo alla testa è stata la causa dell'omicidio di Francesco Ciammaichella, lo ha stabilito l'autopsia eseguita a Chieti. Due gli indagati, si tratta di due vicini di casa. La A14 sarà liberata dai cantieri nel tratto abruzzese-marchigiano per la fine dell'anno. È il frutto di un sopralluogo, un incontro tra i deputati Zennaro e Patassini con Autostrade per l'Italia. Presentato il calendario dell'Arma dei Carabinieri per il 2022, l'89esima edizione è dedicata al bicentenario dello storico regolamento dell'arma. I disegni sono del maestro Sandro Chia e i racconti dello scrittore Carlo Lucarelli. Passiamo alle anticipazioni. Per il TG del Piemonte, auto di lusso dall'estero ed evasione del fisco, 6 gli arresti di questa mattina tra Piemonte e Calabria nell'operazione della DIA, Direzione Investigativa Antimafia. Videogiochi e gioco d'azzardo, c'è un legame, quanto ha evidenziato uno studio specifico condotto da IRES Piemonte. Montagne cunesi e sci, in arrivo dalla regione oltre 2,6 milioni di euro per interventi già previsti entro la fine dell'anno. E poi si parla anche di bullismo e cyberbullismo, l'intervento pilota tra i promotori il Corecom Piemonte, ne parliamo con il presidente Alessandro De Cillis. Queste dunque le anticipazioni dei notiziari in onda sulla nostra rete dopo la puntata di Vera Mattina che volge al termine. Io vi ringrazio per averci scelto anche quest'oggi e la trasmissione torna puntualmente domani alle 9 del mattino in diretta con tanti nuovi ospiti. Vi aspettiamo. Grazie ancora per essere stati con noi, arrivederci.